Qual è l'operazione che ha fatto Franzinelli? Poi io riceverò spesso la parola così rendiamo un po' più dinamica questa presentazione, ce la proponiamo come chiacchierata più che come una noiosissima presentazione. Ha fatto un'operazione che molti aspettavano, molti diciamo della nostra generazione. Noi siamo abituati ad avere un atteggiamento quasi, come dire, messianico nei confronti di quel periodo della storia. Prima o poi qualcosa si saprà, oppure non si saprà mai chi è stato il vero colpevole. E del resto siamo comportati in questa depressione nel giudizio dal fatto che dopo 34 anni non c'è ancora una sentenza che abbia fatto definitivamente i conti con quella storia. Allora cosa ha fatto Franzinelli? Ha veramente ribaltato le sentenze, cioè ha reso colpevoli quelli che i giudici hanno assolto? E io non credo, anche perché lui è uno storico di professione. Ha detto famoso Carlo Ginzburg la differenza che c'è tra lo storico e il giudice, e diceva proprio questo, che il giudice dispone di alcuni elementi e su quelli deve costruire una verità giudiziaria. Lo storico invece ha la capacità di allargare lo sguardo a contesti più ampi, penetrando in più in profondità. Ed è attraverso la strumentazione dello storico di professione che Franzinelli arriva a definire con certezza storiografica quali sono state le responsabilità e chi sono stati i colpevoli. Non sono opinioni o rivisitazioni o ribaltamenti di sentenze giudiziarie. E questo risulta molto consolatorio in un paese in cui sappiamo non si arriva mai alla definizione ultima di responsabilità, anche per un vizio dietrologico che ha condizionato pesantemente sia la destra e la sinistra ad affrontare questa pagina di storia. Allora, per entrare subito nella vicenda del libro, io partirei quasi dalla fine della storia, perché questo libro corposo e impegnativo, in realtà poi si legge come se fosse un thriller, un libro di spionaggio, perché sono impegnati servizi segreti, istituzioni storiche e secolari dello Stato, partiti politici, importanti rappresentanti politici e tutta una massa poi di manovalanza che si aggira intorno a queste pagine terribili. E la narrazione si sposta tra Roma, Milano e Brescia e arriva fino a Pian di Rascino, che è una località montuosa tra Rieti e L'Aquila, dove ci fu uno scontro a fuoco tra carabinieri e alcuni eversori neri che lì avevano un grosso arsenale di armi e non si sa bene cosa stessero preparando. La cosa interessante che insomma a me ha colpito leggendo, arrivando verso la fine in questo momento della narrazione, è che quando c'è una sparatoria tra i carabinieri e questi terroristi, sono tre: Giancarlo Esposti, che era già latitante, Daneletti e Dintino, siamo già nel periodo in cui in Italia sta avanzando la paura del terrorismo rosso e le Brigate Rosse iniziano a siglare alcuni attentati. Il maresciallo dei carabinieri si rivolge ai due prigionieri, perché il terzo è stato ucciso durante un conflitto a fuoco. Siete delle Brigate Rosse? E subito Dintino, per paura di essere ucciso, si affretta a rispondere: no, siamo fascisti. Quasi ritrovasse nei carabinieri una sorta di, non dico di protezione, ma di spalla o di sponda. Ecco, su questa cosa vorrei chiedere un po' lumi a Franzinelli, perché un passo che ha fatto molto discutere, mi pare, questo libro è la denuncia di come l'arma fedelissima sia stata invece molto infedele nei confronti delle istituzioni in quel periodo storico. Sì, diciamo anzitutto che questo libro l'ho un po' concepito come la prima parte di un viaggio negli anni 70. Gli anni 70 sono convinto che hanno segnato in profondità la società italiana, l'hanno militarizzata, gli anni in cui la P2 si è organizzata e si è radicata, e il controllo dell'emergenza sull'ordine pubblico vede appunto dei settori degli apparati, servizi segreti e di queste logge massoniche, diciamo con la scusa del terrorismo, amplificandolo anche e lasciandolo correre in libertà magari con dei condizionamenti,
militarizzare la società italiana e ridurre anche gli spazi, diciamo, di partecipazione e di democrazia, perché vuole poi far seguire una linea rossa di sangue, appunto il terrorismo rosso, che dal 74 emerge, quando questo ormai è tramontato, diciamo, come emergenza. E il rapporto con i servizi segreti è fondamentale, il rapporto con i vertici dell'arma dei carabinieri anche. E faccio riferimento, per rispondere a questa ampia recensione, quasi due pagine, uscita due giorni indietro sul Secolo d'Italia, il quotidiano di Alleanza Nazionale, e che è, secondo me, anche una imbarazzata difesa d'ufficio dell'MSI dell'epoca, dei carabinieri, e il titolo riassume l'impostazione della recensione: qualcuno ancora crede alla strategia della tensione, punto interrogativo, come dire, qualcuno crede alle favole della nonna. Io poi ho mandato subito una lettera al Secolo, voglio vedere se me la pubblicano, e gli ho risposto: io non ci credo, e infatti nel libro spiego che non ci credo, perché le cose erano molto più complesse, non c'era il grande elenco, non c'era un centro, e a livello di destra radicale erano 4, 5, 10 i gruppetti, alcuni importanti, altri marginali, e ognuno di essi seguiva una sua strada, ma in qualche modo tutti avevano rapporti, a volte stretti, a volte superficiali, con i carabinieri. Allora, non mi riferisco al brigadiere, all'attentato, al maresciallo, va da sé, ma diciamo dai colonnelli ai generali in su. E da parte dei neofascisti, alcuni li ho intervistati, c'era la convinzione di combattere la stessa battaglia. Si era nella guerra fredda e il comunismo era visto come una realtà di carattere imperialista da questi neofascisti, che avanzava verso l'Europa e in direzione dell'Italia, dove operava il maggiore partito comunista dell'Europa e, lo ricordo ancora nell'introduzione per dare il quadro, era legato all'Unione Sovietica da, non soltanto dal fatto che i militanti tradizionali vedevano nel socialismo moscovita il modello di riferimento, ma anche, in modo più concreto, da un fiume di finanziamenti che ordinariamente, anno dopo anno, affluivano da Mosca alle casse del Partito Comunista. Per cui c'era effettivamente questa situazione che contribuiva a rendere complessa la realtà italiana e dava, se così vogliamo dire, un alibi a questi inversori neri per gridare al pericolo rosso e per agire in funzione di prevenzione, per salvare non certo la democrazia, perché erano militaristi e golpisti, ma i valori dell'Occidente, così come loro li chiamavano.